istruzioni per il concorso pubblico per esami a 253 posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo giuridico contabile, area terza, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica. Premessa. A seguito dell'elevato numero di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per funzionario amministrativo giuridico contabile suddetto, si svolgerà una prova preselettiva, superata la quale si sarà ammessi alla prova scritta. La prova avverrà in due turni contemporanei su tutto il territorio nazionale in due giornate. Il primo turno, detto turno blu, si terrà il 27 settembre 2018 ed il secondo turno, detto turno giallo, si terrà il 28 settembre 2018 alle ore 10, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2018. Ogni candidato sarà convocato solo al turno blu o solo al turno giallo e si dovrà quindi presentare il 27 o il 28 settembre. L'elenco delle sedi d'esame con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti in ordine alfabetico di entrambi i turni, è stato reso noto dall'11 settembre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero http://www.miur.gov.it. Istruzioni per la prova preselettiva. Il candidato deve presentarsi in aula alle ore 8, orario di inizio delle operazioni di identificazione dei candidati, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. È vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, tablet ed ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, vanno spenti e depositati prima dell'ingresso in aula, pena l'esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso. È vietato introdurre manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, che devono essere lasciati fuori dall'aula, pena l'esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso. È vietato avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento delle prove. Una volta entrati, occorre lasciare le borse lontano dalle postazioni. I candidati vengono fatti accedere all'aula uno alla volta e ne viene annotata la presenza sul registro d'aula. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali e a firmare il registro. Il candidato viene fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto. Successivamente, il responsabile d'aula comunica la parola chiave di accesso inizio della prova, che i candidati dovranno inserire nell'apposita schermata. Una volta inserita la parola chiave di accesso inizio della prova, il candidato ha 3 minuti di tempo per leggere le istruzioni. Allo scadere dei 3 minuti, oppure cliccando il pulsante Inizia il test, il candidato avvierà la prova. Ogni quesito è presentato in una schermata che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale. È importante ricordare che, delle 4 opzioni di risposta, solo una è corretta e solo una può essere selezionata. Pertanto, il candidato potrà selezionare solo una delle opzioni di risposta. Una volta selezionata la risposta, è necessario confermarla cliccando sul pulsante Conferma e procedi. In questo modo il sistema acquisirà la risposta e visualizzerà la domanda successiva. Per l'ultima domanda, cliccando sul pulsante Conferma e procedi, si procederà alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su Conferma e procedi per tutte le risposte, compresa l'ultima.
sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto Torna alla domanda precedente. Se si cambia la risposta, occorre confermare la modifica tramite il bottone Conferma e Procedi. Durante lo svolgimento della prova, sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul bottone Vai alla pagina di riepilogo. Nella pagina di riepilogo sono visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda è visualizzato un pulsante che sarà o di colore rosso o di colore azzurro. Il pulsante di colore rosso indica che il candidato ha già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indica che il candidato non ha ancora risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa domanda, eventualmente modificare la risposta e confermare la modifica tramite il pulsante Conferma e Procedi. Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Ricordiamo che nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova. Al termine della prova, il candidato è tenuto a non lasciare la propria postazione e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall'applicazione. Al termine della prova, quindi, il responsabile tecnico d'aula si recherà su ogni singola postazione e procederà a visualizzare il punteggio ottenuto sul monitor del candidato. Il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d'aula, è tenuto ad inserire il proprio codice fiscale nell'apposito modulo presentato dall'applicazione. Dopo che tutti i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati, verrà prodotto l'elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il punteggio da loro ottenuto. Questo elenco sarà stampato ed affisso fuori dall'aula. Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d'aula per attestare l'uscita e potranno pertanto, soltanto allora, allontanarsi dall'aula. Attenzione, ricordiamo che il presente video ha scopo meramente esemplificativo.